Che meraviglia! Aldo è arrivato qui, sopra da Badia Lariana, nel suo prato. Questo prato è un qualcosa di eccellente, ai bassi delle sue montagne preferite. Sto raggiungendo la mia casetta immersa nella natura. Sì, tra poco viene mia questa qua, a un ottimo prezzo. Va che bello, qua è bello sia d'estate, d'inverno, anche vedere questo bel prato con la neve, vedere il tramonto del lago che rispecchia il luccichio nell'acqua del sole, il reverbero, diciamo così. Ecco che sto raggiungendo il borgo di Calecce, denominato così. Si può raggiungere in questo borgo in 2 mesi, in 4 sentieri. Li ho imparati tutti e quattro. Che bello l'autunno e sto per arrivare alla mia casetta, che è un incanto, qui che tra poco diventerà mia. Invito gli amici, ecco il borgo di Calecce, guardare la casetta qua è un incanto veramente. Ora il mio amico mi fotografa salire le scale di questa casetta, toh. Allora, vieni. Qui da basso c'è la cucina, è un'entrata a sé. Io salgo. Io salgo le scale, lui mi segue. Qui in alto c'è la camera grande, eccola qui, la camera grande. Qui, e qui c'è tutta questa una vista di questo marmo qua di una volta, tavoli rotondi, eccoli lì. Sono qua a Calecce. Guarda che bello quel cammin che fuma d'inverno, stare qua con la neve, col camino acceso, mangiare la polenta, gli uccelli, gli spiedini, gongorzola, le uova della campagna. Adesso li scendo e mi rifotografo. Stai attento di non cadere. Vieni, amico, che andiamo a vedere dove vivevano gli animali. Guarda, riprendi anche questo borgo che è stupendo. Riprendi questo borgo che è stupendo. Vieni più vicino che si sente la voce. Riprendi il borgo che è stupendo. Vieni. Qua siamo saliti a mangiare, a bere da un signore qua. Ecco la targhetta più vecchia dell'epoca passata. Riprendi questo qua. Riprendi. Calecce del 1800 qualcosa. È il Calecce. Vuol dire che era il letto di riposo. Lo chiamavano così. Vieni, che andiamo a prendere il sentiero per andare alle cascate di Schengen. Guarda che bello qua. È un incanto qua, altro che abitare a Rho, a Milano. Qui, avendo la casa tutta arredata, con le comodità, è bello anche stare qua. Vieni. Guarda, qui c'era nascosto sotto questa tegola una letterina d'amore. Non era d'amore, d'amicizia. Ah, guarda. Oh, c'è anche l'acqua. Li prendo io, ci sono gli animali che devono bere. Ecco una pecora che sta bevendo qua al lavatoio, una bella pecora. Questo è il lavatoio per gli animali. Adesso proseguo verso il sentiero del Schengen, alle cascate. Qui è bellissimo. Aldo vi saluta da questo clima decisamente autunnale ma caldo, si sta benissimo oggi a Calec.